Continua il nostro viaggio di RiveraSport.it in mezzo ai tesserati provinciali sportivi. Ecco, siamo con Andrea Giglio, difensore del Campo Rosso. Ciao Andrea, grazie di essere qua con me. Ciao Riccardo, grazie a te. Ecco, trattiamo un tema molto importante, quello del coronavirus. Andrea, ecco, mi dai subito un tuo parere. Niente, sicuramente una situazione direi surreale, una situazione che nessuno penso abbia mai pensato potesse capitare, invece così, speriamo di uscirne quanto prima perché è veramente dura. Ecco, come stai vivendo a livello personale questa situazione? Te che sei ancora ristoratore? Sì, esatto, io personalmente cerco di restare il più possibile a casa. Anche se adesso con mio padre abbiamo deciso di fare pizza a domicilio, che è l'unica cosa che si può fare, e proprio per cercare di dare un po' di supporto anche alla gente, magari con una pizza, creare un'atmosfera un po' simile alla realtà, ecco, e allo stesso tempo guadagnare qualcosina per pagare le spese, perché purtroppo, come ben si sa, le partite IVA, secondo me, saranno le categorie più bastonate, ecco. Ecco, a livello calcistico è un peccato perché voi del Campo Rosso stavate facendo questa rimonta a salvezza che avrebbe del miracolo, no? Quanto vi può penalizzare questa pausa che probabilmente sarà totale? Eh sì, adesso ancora non si sa di preciso cosa succederà. Noi, per conto nostro, sì, siamo dispiaciuti per il nostro campionato, stavamo facendo bene da Natale, soprattutto con i vari rinforzi, eccetera, si era preso un bel giro. Però naturalmente, vabbè, come gruppo, è un gruppo anche, diciamo, di famiglia e pensiamo soprattutto alla salute, innanzitutto nostra e soprattutto delle Certo. persone che sono in prima linea contro questo virus. Ecco, lo voglio chiedere anche a te, secondo te il calcio dilettantistico da dove deve ripartire? Ma se dovesse ripartire, io spero che riparta slittando tutto, cioè partendo da dove abbiamo stoppato, ecco. Il problema è che sarà molto difficile perché soprattutto per noi dilettanti e come tanti iniziano, diciamo, la stagione, l'alta stagione lavorativa, e tanti miei compagni anche tra Monte Carlo, eccetera. Quindi penso che sia un po' complicato per loro riuscire a giocare ancora. Bisognerebbe valutare un attimino, però l'idea sarebbe, secondo me, più giusta ripartire da dove si è lasciato, se fattibile, se no, bisognerebbe annullare tutto. Quindi secondo te non sarebbe falsato ripartire da dove, visto la lunga pausa, no? No, falsato direi di no, perché comunque è una situazione che tocca un po' a tutti, quindi chi più chi meno siamo tutti sulla stessa barca, quindi non vedo tutta questa falsità, ecco. Ecco, mi lasci un messaggio per i tuoi colleghi sportivi, no? I tuoi colleghi calciatori in questo momento, soprattutto anche i tifosi, no? Anche voi siete delle realtà piccole e avete tifosi, soprattutto Campo Rosso. Sì, Campo Rosso è una piccola realtà, ma molto, che si fa molto sentire. E niente, mi sento di dire che il calcio è la nostra vita sicuramente, ma prima di tutto viene la salute, quindi di riguardarsi, e pensare alle proprie famiglie, al lavoro e poi appena possibile noi siamo sempre pronti a ritornare in campo più forti di prima. E penso che i miei colleghi come me stanno cercando di allenarsi quanto più possibile in casa, per quello che si può, soprattutto per chi ha famiglia è un po' più complicato come me, però ci arrangiamo, cerchiamo di fare il possibile, ecco. Ecco, la mia curiosità, vi siete sentiti voi del Campo Rosso, Stamilla, Siberi, cosa dicono i tuoi compagni di squadra? Sì, no, noi per fortuna abbiamo il nostro gruppo che ogni giorno è bello attivo e col nostro morale cerchiamo di sviare un po' le problematiche del virus. Infatti, per quello sono molto contento e sono tutti comunque attivi. Innanzitutto, mi voglio complimentare con loro perché siamo tutti attivi sul fronte delle donazioni e dell'aiuto che si può dare, per quello che si può dare. E Io poi siamo sempre in contatto per aggiornarci di qualsiasi cosa. ti ringrazio Andrea di essere stato qua con me. Ti auguro tante cose buone. Grazie anche a te, Riccardo. Ciao Andrea. Alla prossima. Alla prossima.